Ciao a tutti ragazzi, siete su Sadic Channel e niente, oggi volevo fare questo velocissimo video proprio perché volevo farvi vedere un secondo quello che è successo all'interno della mia mini 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 colonia di locuste gregarie, ok? Dopo solamente 2 o 3 giorni da quando le ho messe dentro al terrario con la sabbietta tutto, ok? Con il cristal per dargli da bere, le locuste si stanno accoppiando, come vedete, come potete vedere. Ora prendiamo una coppia, no, opla, si sono levate. Sono molto grandi queste locuste, non sono le più grandi, ma sono belle e penso che le avrò da vendere per fiano. Aspettate, ora la rimettiamo dentro, ok. Ce n'era una coppia fissa che prima, ragazzi, gli volevo fare una foto, ma non ce l'ho fatta. Aspettate che la cerco. Ecco. L'ho trovate. Aspettate. Ok ragazzi, lo volevo riprendere perché è bellissimo. Come potete vedere, l'addome del maschio fa proprio una curva e va nell'addome della femmina. È bellissimo perché a breve quindi avremo le prime uova che setacceremo insieme dalla sabbia e poi dopo circa 2 settimane nasceranno i piccolini. Ragazzi, ogni tanto quando le si muovono le vedete proprio che saltano i maschi sopra le femmine. Fanno le colonne di 3-4 locuste messe per così. Questi due sono quelli che stanno facendo l'accoppiamento che sta durando di più e quindi avremo dei piccoli. Ora vado a vedere su internet quant'è la gestazione e così poi vediamo entro quanto tempo riusciremo ad avere delle piccole ninfe di locusta. Ora le rimettiamo a posto. Almeno. Il coso. E niente ragazzi, allora, da oggi per oggi è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto, anche se molto corto, ma era per aggiornarvi sul fatto che molto probabilmente avremo locuste da vendere, proprio perché ecco qua, come vedete, la prova è evidente. Proprio ieri io ho messo il primo fascio d'erba perché ragazzi queste qua mi sono arrivate da Agri-Pet Garden. Ok? Ora ve ne prendo una che non sta in accoppiamento per non disturbarle. Aspettate, mi sono appunto arrivate da Agri-Pet Garden e soltanto ieri sono riuscito a capire, dopo un paio di giorni, quali erano i maschi e quali erano le femmine. Perché ho cercato su internet e ora vi faccio vedere qual è il dimorfismo sessuale. Vedete, quando c'è questo puntino nero così sono femmine, quando è tutto bianco è il maschio. Ora ragazzi li rimettiamo dentro e niente ragazzi, là. Spero che il video vi sia piaciuto e ora chiudo la mia colonia prima che qualcuna decida di saltare. Opla. Ok ragazzi, allora, a breve avrete il video allevamento su queste locuste e una cosa importante, visto che sulle locuste non ci sono tanti video, cioè non ci sono video in italiani, ma neanche esteri fatti bene, dove spiegano come allevarle, io ragazzi faccio la mia esperienza, io ragazzi sto provando da zero, cioè non ho letto nulla. Ho letto solamente il dimorfismo sessuale e che avendo l'ovo positore va messa questa sabbietta. Una sabbietta inumidita dove loro possono fare le uova. Le uova, le oteiche, non lo so ragazzi. Io quindi il video ve lo farò oggi e ve lo caricherò oggi assieme a questo. Però io vi dirò quello che è della mia esperienza, della mia cortissima esperienza di una settimana. Ma ve lo voglio fare come video inquadratura e poi piano piano faremo nuovi video sempre sulle locuste aggiornati e piano piano riusciremo a capire
Da soli, senza leggere nulla, come si allevano le locuste. Niente, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero che l'idea vi piaccia. E niente, ciao ciao.